Allora, abbiamo con noi Mutarelli Flavio, l'ultimo cavapietre di Bagnaia, e ci illustrerà con dei disegni come si lavorava quando non c'erano gli attrezzi moderni che ci sono adesso, come si cavavano le pietre a mano, quelle che vedete che hanno lastricato i nostri vecchi paesi, erano tutti cavati a mano con questa tecnica. E La scrittura di opere importanti. qui ci ha fatto dei disegni di come avvenivano i lavori, Preparazione e distacco preparazione di stacco. Allora, distacco. iniziamo la parte sopra, dove c'è scritto banco di cava. Ecco, spiegaci cos'è questo disegno. Questo disegno veniva fatto una riga così, Sulla pietra, sulla pietra, una riga come? col piccone. A col Col piccone. piccone e una riga, poi si inserivano delle zeppe, così con delle cose con delle lamine di ferro, Le zeppe di cosa sì, di erano? ferro, Tutte di ferro. lamine di Anche ferro. quella al centro era di ferro. Questo è tutto di ferro, sì. Sì. Poi veniva fatta una riga qui Ah, sotto sotto, la parte e sotto. inseriti dei punciotti o cuneo, Sempre fatto dei fori e inseriti. inseriti. Poi la sera, prima di andare a casa, Sì. due o tre volte venivano colpiti questi punciotti e queste zeppe, in Sì. modo che nella notte avveniva il distacco. Ma c'era soltanto di ferro, ma anche di No, legno? di ferro, tutto A ferro tutto era, di tutto di ferro. Ah, ferro. quindi la notte praticamente piano piano si E qui distaccavano. vedete com'era la zeppa era qua, diciamo, allungata, mentre il punciotto era tondo. Ah, allora ricominciamo, ricapriamo. Quelli in alto, questa è nel blocco, quelli in In alto alto sono le le zeppe, zeppe, queste quelle sotto sono dei sotto punciotti. sono dei punciotti. Quindi questo iniziava il lavoro la mattina con questo Con questo, piccone. sì, Picchio si chiamava, picchio, vero? sì. Picchio. E quanto ci mettevate per fare una riga così su una lastra? Una lastra, questo è un cavatore per fare una riga così profonda, 20 centimetri, ne faceva 5 metri, 6 metri al giorno. Quindi una lastra di queste nostre, che grandezza hanno le nostre lastre? Beh, le nostre lastre hanno una stessa volta di 20, 18, quindi Larghe larghe sono 40, e 50. lunghe. Lunghe, diciamo 80, 100, veniva il distacco dal banco con questa E quindi riga. quante lastre al giorno poteva fare una La persona? E persona poteva fare una lastra al giorno. con che si mangiava allora? Con una lastra al giorno uno tirava fuori Beh, una. uno tirava fuori questo e ne faceva 5 metri, Sì, il quell'altro faceva banco, quell'altro quell'altro. prendeva la lastra E e vabbè, di... ma erano due. Il problema era, nel materiale, quando si andava a tagliare, Sì. non aveva una venatura, Regolarità. una venatura. Ah. Quindi, per fare, ad esempio, una copertina di un muro che era a 10 centimetri, si doveva prendere 15, 20, poi toglierla, che vedremo dopo come andava Col fatta. cappello. Perfetto. E questa è la prima fase Prima di fase, come si faceva, si come si lavorava nella faceva? cava. Ecco, vediamo Qui, quest'altra. ecco, dopo il distacco veniva il ribaltamento, cioè si portava su due rulli Sì, bucati. addirittura Perché bucati? Queste aste qui venivano servivano per azionate girare. per girarlo. Ah, guarda Quattro qua. persone mandavano via. Quello che adesso fa un caterpillar. Esatto, ecco, infatti l'aspettavo il secondo, andava su quest'altro rullo, e rinserivano di nuovo E quattro praticamente persone. così potrebbero aver fatto anche le piramidi Esatto, e d'Egitto. questo diciamo che noi abbiamo lavorato fino agli anni, fine anni 50, come lavoravano gli egiziani e i romani, Dico, non ci cambiava pensate, niente, certo. stiamo parlando di ieri, di 60 anni fa, insomma. Eh sì, esattamente, non c'eravamo niente proprio.
E qui, allora spiegami bene queste qui di come. Allora si questo, prendeva, si mettevano queste due. Si faceva scivolare sopra, sopra. E si faceva cadere sui due rulli. Sui due rulli. E questi si trasportava. Si trasportavano girando queste. Un uomo, due uomini o quattro uomini in base al peso, giravano, sfilavano, rigiravano, sfilavano. E questo è il rullo con dei fori che permetteva per di trasportare. E qui veniva ribaltata. Questo invece è il sistema di come di ribaltamento. Questo si spingeva. Qui li alzavi, poi c'era un sasso qui davanti che noi chiamavamo mezza volta, faceva fare la mezza volta. Ah, per spostare. Per spostare. Queste pesavano tantissimo. Per fare le due facce. Ah, cioè, per pulire sopra e sotto. Se lo devo lavorare, devo fare questo tipo di ribaltazione. Ecco, praticamente ci mettevate qua sotto un peso, un sasso o un sasso due, e questo datemi un appoggio, vi solleverà il mondo. Questo qui. Quindi qua invece per ribaltarlo. Ah, per ribaltarlo, ma guarda un po'. Tutto a mano, tutto a mano, infatti, tutto a mano. Una leva di qua, di là, ecco fatto ribaltare. Allora, da qui c'è la seconda faccia da lavorare. Da lavorare. Tutto a mano, completamente a mano. Completamente a mano. Ma quando passate nei nostri centri storici, che ci sono queste immense lastre di peperino, pensate come sono state fatte, con quale sudore e fatica ogni lastra. Ogni lastra, andiamo avanti. E tu pensi il cornicione già della porta da Villa Lante, quello in alto? Ah, sì, quello è tutto un pezzo, tutta la larghezza è tutto un pezzo, tutto a mano. E parliamo della fine guerra, dopo guerra? Sì, gli anni 50. Allora. Parlando degli anni 50. Ecco, questo. Questo è come si trasportava, vedete? Ma guardate, dice poi come hanno fatto gli egiziani a costruire le piramidi. Perché se qualcuno è andato a Egizia a vedere le piramidi, la prima volta che sono arrivato lì. Vedevo sulle fotografie che erano fatte dei blocchi di pietra, ma quando ho visto quei blocchi di pietra, ma non erano blocchi, era una cosa immensa, non potevo mai immaginare che fossero così grandi i blocchi di pietra. Allora, nella prima cosa di discorso qua, qui poteva camminare pure su una superficie di terra, perché il blocco non era molto grosso. Okay. Quando era grosso diventava un problema per i rulli. Si mettevano di essere piano. Di piano. Allora, lo scorreva molto bene. E scorreva meglio, chiaramente. Certo. Vedete che invenzione per risolvere i problemi. E poi pensiamo che già si faticava così. Ma facendo questo lavoro, praticamente questa tecnica si scorreva, sembrava che si era risolto tutti i problemi del mondo. Invece se noi andiamo oggigiorno a vedere una cava di pietra, è tutto completamente meccanizzato, completamente. Comunque in fondo alla fine vedremo una cava già meccanizzata nei fine anni 80-90. Perfetto. Allora questo. Sì. Che come avveniva nella sezionatura, a volte se il blocco ha bisogno di essere rotto in varie parti, veniva fatto un foro a mano con lo stampo, boom, bam, ricordo stampo. Addirittura? A mano. Come quando si facevano le mine. Ecco, uno a mano, a parte della stampo, come le mine, e si girava. Esatto. Si girava e faceva questo buco. Io mi ricordo quando facevano le mine, si faceva questo buco, per rompere la pietra, si metteva la mina e poi esplodeva. Ci si metteva dentro dei cose dei cuni a spaccarocce, qui si ribatteva, come dicevo, tan, sempre una presso all'altra, a successione, in modo che la rottura sia era contemporanea. Perfetto. Passiamo alla seconda fase. Questo non è un sistema, diciamo, per il peperino. Sì. Questo è il sistema come veniva la Carfagnana
sulla Carrara, ah, col poiché, marmo. Poi col marmo, poiché era in montagna a 1700 metri, vediamo Michelangelo dove sì, andava a scegliere lui in alto, lui come avveniva la discesa dei blocchi, si faceva scendere piano piano, in questo caso si spingeva, bastava allentare le forme, scivolava da solo. E questi facevano questi cavatori, no, questi rizzatori portavano dal monte altissimo fino giù ai piedi della montagna, e il loro lavoro era solo questo. Finito la rizza, finito il lavoro, e il secondo giorno ricominciavano. Eccezionale. Beh, avvenivano molti, diciamo, nella zona dell'Arno di Colonnata, c'erano l'80% di infortunati. E lo credo. Perché queste furie a volte si rompevano, e a mo' di frusta andavano contro le persone. Andiamo avanti. Questo è un sistema di segagione a mano. A mano. Dico. Si faceva dell'acqua, della sabbia si inseriva sul piano della lama, e un uomo da capo, uno da piedi, ad abrasione, si sagava. Ah. Se voi adesso andate a vedere nelle cave attuali, ci sono degli attrezzi che segono, ma sono 3-4 seghe tutti insieme, e sono... con una velocità un po' impressionante, 18-20 sì. centimetri all'ora. Invece c'erano giorni. Ci voleva giorni per far tagliare una... Il sistema, ecco, vediamo due uomini in fondo che tenevano questa cosa giù, ad abrasione. Così gli permetteva però anche di fare spessori 2-3 centimetri. A secondo quello decidevano, certo. Allora, cosa importante questa. Come posso fare a mano, come si poteva fare a mano un piano? Ah. Per fare a mano un piano c'era questa tecnica, fare una traccia in fondo al blocco. Ah, al blocco. Mettere un regolo di legno, sì. Spostarsi da lontano con l'occhio e guardare qui sfiorando il blocco. Si faceva una tasta qui, una tasta di qua, poi con una traccia, facendo una traccia si collegava tutto e abbiamo ottenuto un piano però con la traccia, e qui era tutto colmo di pietra da pulire, era qui con un piccone tac, si portava a un centimetro o due di spessore, che poi dopo veniva la lavorazione a pelle piana, la lavorazione chiamata a pelle piana. Dico, adesso invece praticamente è tutto meccanico. Ma dico, se uno ci ragiona un attimo, se vedete queste pietre antiche... Tu adesso l'hai, ragioni sopra e vedi quello che... Il lavoro che c'è dietro. Una cosa impressionante. Allora, già fatto. Vai. Vado? Sì. E passiamo. Qui c'è più o meno un riepilogo, riassunto di tutto. Iniziamo da qua sopra. Con il piano. Questo è il piano, come abbiamo detto adesso. La segagione del blocco. 1, 2, 3. E come si faceva un piano anche sopra. Stessa tecnica di questo, ecco questo. Io mettevo qui, facevo due tracce, che con l'occhio guardavo i due regoli in piano, e poi dopo lavoravo. Si lavorava. Oh, qui c'è un'altra cosa, col piombo, vero? Col piombo, sì. Che cosa significa questo? E come facevo a segare il blocco a piombo? No, per mettere le grappe. Ah, questo sì, questo grappe con la cosa a piombo. Sì, per tenere due lastre. Il piombo o zolfo? No. Si mettevano una grappa di ferro in buco, e poi si sigillava con il piombo liquido, sì. Oppure lo zolfo. Certo. Questo peso che cosa significa? È per mettere la piombo, io il verticale della lastra è la piombo. Ah, per mettere la piombo, certo, sì. Se no uno lo segava pure storto, dopo tanta fatica. Anche perché questo lo potevo spostare e fare un altro taglio di 10 cm. Certo. Perfetto, giriamo.
come avveniva la levigatura con un altro materiale, un materiale quadrello, ci mettevo della sabbia sopra. Che materiale? E a sfregamento? Sì, che materiale? Sabbia senza niente. No, no, quello che si strega, quel pezzo è sempre lo stesso materiale. Ah, con lo stesso materiale. Con lo stesso materiale. È ad abrasione d'acqua, sabbia, acqua e olio di gomito. Sì. E dai e giù. Sabbia si dice, vedi? Ah. E quindi si diventava liscio praticamente. Poi dopo è uscito fuori il carborundum per i piani per levigare. Allora si levigava con il carborundum. Sempre a mano? Sempre a mano. Sempre a mano, figurati. Quest'altro sotto? Questa è la lavorazione delle colonne. Ah, per le colonne. Come si facevano le colonne? Le colonne, si pigliava un sasso, qui segnavi la circonferenza. Sì. E qua segnavi la circonferenza. Facevi una traccia di rotonda con lo scalpello, poi collegavi da qui a laggiù. E questo facendo qui è questo canaletto in quattro parti. E questo qui praticamente? Questo era un modo, non è che con lo scalpello dovevi girare, faceva il verso di un quarto di cerchio, tracciandolo due centimetri per volta. Perché è modo che diventava tutto a mano. Poi di qua vediamo meglio. Fammi vedere, aspetta un attimo, questi attrezzi. Ah, questo è un mattolo adoperato proprio nel Viterbese, perché lo scalpello aveva la testa temperata. Ah. Quindi quando il mattolo lo scolpiva faceva una cieca nel martello. Un buco. Un buco. Sì. E quindi e poi dopo si riboccava, posso dire, nel gergo di fabbro. Sì. Quando si consumava, si rimboccava, si diventava piano e si ricominciava a fare il buco. E questo mazzuolo era difficile da usare per un altro scalpellino, perché il colpo, quando il colpo, era diverso dalla mano dell'altro. Quindi ognuno per il personale. Come ci indovinava? Perché sennò quando colpiva il... lo scalpello lo colpiva male. Lo colpiva male. Andiamo avanti. Avanti. Ecco, qui sono, ecco, qui c'è l'attrezzo mazzuolo viterbese e un attrezzo invece nord Italia di legno. Ah, di legno lo facevano nord Italia. Sì. Come si prendeva pure lo scalpello? E questo era più comodo, Ah sì? Dove colpivi. Ah certo, invece questo viterbese dove colpire esattamente nel buco della mazzola. Questo non aveva la testa temperata, certo. Cioè la slabrata. Qui invece aveva la testa temperata. E questa è l'impugnatura che si, l'impugnatura, come si prende lo scalpello. Come lo tenevamo noi, insomma. Sì. Perfetto, andiamo avanti. Ecco, fase di lavorazione. Ah, eccola qua, vedi. Vedete come si tiene. Come si tiene lo scalpello. E il colpo com'era? Forte, leggero? Era forte, pieno, in base alla necessità. Deve essere sensibile. Non è... Ecco, guarda. Ah, come questo... una colonna. Come si tirava su una colonna? Oggi lo tiriamo su con una attrezzatura, stiamo attento o non attento, e che rogliamo. Che succede? Noi avevamo la necessità che la colonna venga posata perfettamente in piano. Certo. Ci si metteva una lastrina di piombo da 2 mm, un po' più piccola, e con questo tipo di foro presa al centro si calava, era perfetta, altrimenti le bordature della colonna sarebbero saltate. Ah, ecco, e certo, c'era pericolo. E questo qua sotto che significa? Questo, io per fare sempre a mano un problema, per fare nella colonna le due parti perfettamente in piano, sì, avevo questo sistema. Ah, è vero. Questa calanda di legno, sì, praticavo un foro, qui c'era un chiodo, un distanziatore, facevo roteare attorno a tutto. E la segnava. Dove arriva l'ingegno, dove non ci si arriva. E questo sotto? Per fare una palla. Ah, rotonda. La rotonda. Ah. Allora, trovavo tutti gli angoli con, sì, vediamo con un attrezzo.
con l'attrezzo, no? Ah, questo qua. Lo dovevo fare 40 centimetri. Io trovavo in ogni punto della palla, sì, con questo, paf, e diciamo con questo poi superavo le asperità, no? Certo. Oppure ci mettevo qualcosa e dovevo trovare. Scusa. Devo trovare tutti i punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi dopo con questo modane, perché la palla si era a 35, sì, allora collegavo questo piano piano con questo, questo con quella ora rimane, questo con questo, cioè la fine che poi con questo lo lavoravo tondo. Tondo. Invece adesso mettono su, gira e se fa tutto. Era la ora rimane fare una palla. Farla un po' a mano, farla diventare rotonda come una palla. Ma anche la colonna. Anche la colonna, perché peggio, purtroppo le colonne sono anche rastremate. Certo. Ma le puoi fare scannellate? Sì. E quindi quando vediamo le colonne romane ci rendiamo conto dietro quanto lavoro c'è. E quanta intelligenza c'è dietro per fare questo. Ecco l'attrezzatura. Ah, ecco l'attrezzatura, vedi? Questo trapano. È un trapano. Girava e chiamato violino. Come era chiamato? Violino. Ah, il violino, c'ha le corde. Sì. Ah, poi c'è il compasso. Il compasso, la squadra, la falsa squadra. La falsa squadra. Il modane, che tu, cioè, per fare la cornice si deve fare prima un modane. Il modane, il mazzolo, martellina. La martellina, perché tutto quello che è viterbese, non so se posso dire o no. Sì, sì. Il peperino veniva lavorato con la martellina. Ma l'eppeggio non lo chiamano. Sì, ma l'eppeggio martellina. Perché martellina? Perché con lo scalpello rimaneva ondulato. Martellinandolo piano, veniva una bella lavorazione, però diventava uniforme. Ah, ecco. Poi c'è il mazzolo di legno, si fa a Nord Europa. Sì. Poi quest'altro, quella lì è... Martellina, picchia, La martellina per graffiare a volte i pavimenti. Per graffiare, questa qui. Martellinare. Poi questo è il picchio classico. La mazza. Ma le peggio, la mazza, la piccozza, perché la piccozza per lavorare si sostituiva il punciotto nella mazza. Addirittura. Perché quando si era rovinato si sostituiva, era sempre nuovo. La bugiarda, lo scalpello, la punta, il punciotto la zeppa e le mollette per metterla per allargare. Il calandro, quelle delle colonne. Quello per le colonne. Il regolo per fare la cosa. Lo stampo per fare il buco. E questo e la livella per tirare su le colonne. Il blocco è grosso. Blocco, colonne. Soprattutto colonne. Livella si chiama. Livella. Ok, vediamo. La chiamavamo livella, ecco. Questo era un argono abbastanza semplice. Questo è più... è quasi navale. Sì, Mentre se tu lo rovesci, lo fai su due piani, certo, diventava... è quello che praticamente serve per spostare o aiutare per spostare i blocchi, no? Ecco. Questo è l'insieme di una cava di anni 90. Ah, anni 90. Allora, qui c'è una gru chiamato Derrick che tira su e non si sposta più a mano. Poi un filo, un impianto di filo che girava un filo a treccia che girava un paio di chilometri, con sata, abrasione con sabbia, segava, faceva il banco. Come hanno fatto per spostare il tempio giù in Egitto? L'hanno tagliato tutto a pezzetti. La stessa lavorazione del tempio di giù in Egitto. Veniva il banco, veniva abbattuto. Questo banco veniva sezionato con i martelli pneumatici, poi una volta il banco pronto era pronto per la lavorazione. Qui vedi alcuni operai, questo sta sul banco a lavorare, vedi, a fare i fori, questo che va a portare un picchio sulle spalle, questo sta preparando questo blocco. È una cava... inizio anni abbiamo detto? Partiamo inizio anni 90. 90, se andiamo adesso invece ancora è più moderna. Tutto è tutto rivoluzionato. Pensate le velocità della trasformazione. Un giorno, oggi faremo in modo di andare a visitare
e la cava di quella degli anni, fine degli anni 50, fino agli anni 50, dove sono rimasti praticamente dei blocchi, giusto? Sì, un blocco, due o tre blocchi ancora in parete. Ancora in parete. Già spaccate. Già spaccate, che si vede proprio come si lavorava allora. Ok, ci vediamo tra poco.